Grazie, invece per chi dovesse preparare la maratona, che cosa suggerisci? Per la maratona è sempre il solito problema che non me le ricordo tutte e due insieme. Aspetta, eh. Ciao ragazzi, bentornati al canale. Mancano 7 giorni alla partenza della Roma Ostia, ma anche 3 settimane a quella della Stramilano. Per chi dovesse partecipare alla prima, non perdetevi i consigli di Andrea per come scaricare prima della gara. Invece, per chi partecipasse alla Stramilano, vi consiglio di tornare alla quinta puntata, il cui link lo troverete qua sopra. E per la maratona di Milano e di Roma, che dire, ora vengono le settimane davvero più calde, non soltanto dal punto di vista atmosferico, ma anche e soprattutto in termini di allenamento. Lasciamo la parola ad Andrea Soffientini che dal campo di Garbagnate vi racconta quali sono gli allenamenti della settimana e per chi volesse ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao Andrea. Siamo Ciao Massi, ciao a tutti. giunti alla 7ª settimana di preparazione della mezza maratona primaverile. Che cosa ci suggerisci per la mezza maratona questa settimana? Questa qua è la settimana clou, abbiamo praticamente finito la preparazione, abbiamo solamente un lavoretto in settimana, farei 40 minuti, un minuto proprio per sciogliere le gambe, per tenerle un po' attive, ma tanto per. Addirittura farei una settimana di solamente corsa lenta, ma 40 minuti, un minuto al mercoledì massimo, al giovedì abbasserei a 30 minuti, un minuto, è un lavoretto che consiglio perché non vi stressate con l'orologio, con i tempi e tutto, oppure per chi vuole potrebbe fare un lavoretto in pista, 6 km, massimo 8 di volume a ritmo mezza maratona, quindi che ne so, 4 volte i 2000, 6 volte i 1000, 8 volte i 1000 con recupero. Un minuto o 2 minuti fermo. Questi lavori sono mortali secondo me perché arrivato all'ultima settimana della mezza maratona, anche fare solamente 1 km a ritmo mezza maratona, la domanda che ci si fa sempre è come faccio a tenerlo per 21 km, però dopo fondamentalmente si riesce sempre senza problemi. E niente, domenica avrete la gara, quindi vi auguro una buona gara e ci vediamo sulla linea di partenza. E invece Andrea, per la preparazione della maratona, che cosa suggerisci? Allora, per la maratona sempre un lavoro di ripetute lunghe a ritmo maratona, per un principiante ne terrei 3 volte i 5.000 con recupero 3 minuti corricchiando, i 5.000 a ritmo maratona ovviamente, mentre per un amatore se riesce, se ha il tempo, 4 volte i 5.000 con recupero sempre 3 minuti di corsetta lenta, blanda. Un richiamo di forza con delle salite come secondo allenamento e ci mettiamo sempre un 30-40 minuti di corsetta lenta prima. Se vogliamo lo dividiamo sempre in serie, quindi facciamo 3 serie da 5, 3 serie da 6 con recupero jogging e tra le serie in camminata. La distanza sono sempre 100-120 metri, 150, dipende da quello che avete voi a disposizione. La domenica invece richiamiamo lunghissimo. 34 km come minimo, anche un 32 accettabile. La prima parte la terrei relativamente svelta, 30 secondi più lento del ritmo maratona, anche 20, dipende dal personaggio. Mentre gli ultimi 15 km, 16 li facciamo con variazioni: 3 minuti a ritmo maratona e un recupero di 3 minuti un attimino più lento. E cosa cambieresti Andrea per un principiante che magari corre a 6 al chilometro e quindi correndo un lunghissimo sta sulle gambe per parecchie ore? Ecco, il problema per chi corre a 6 al chilometro è che deve stare sulle gambe parecchie ore in gara e quindi si deve abituare anche in allenamento. Per lui, siccome le forbici dei tempi sono abbastanza ampie, direi di tenere un ritmo che penso di tenermi in gara per abituarmi. Quindi se vado a 6 al chilometro, se penso di andare a 6 al chilometro in gara, farò il lunghissimo non a 6,30, ma lo farò a 6 al chilometro. E cercherei comunque di tenere i 30-32 km, anche 34 se riesco. Un piccolo consiglio per chi poi dovesse terminare questo lungo e fosse davvero molto stanco, come consigli di recuperare? Guarda, non andate subito a dormire, ho visto per la mia esperienza che quando finisco il lungo
mi metto sdraiato e dopo non mi riesco più a rialzare. Quindi andate in giro, fatevi una camminata, smollate le gambe in questa maniera. Suggerisci anche un po' di stretching post lungo? Guarda, io davvero ho solamente voglia di farmi una doccia subito, finito a lungo, lo stretching va sempre bene, magari curate anche la parte di mobilità articolare prima del lungo e prima di tutti gli allenamenti. Va bene, grazie Andrea e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao! Ciao ragazzi, siamo tornati sulla panchina. Spero che la scheda degli allenamenti vi sia piaciuta. Ci hanno detto che è un po' duretta, però d'altronde preparare una maratona non è così facile, quindi bisogna sudare. Come al solito, se avete dei commenti sempre qua sotto, non dimenticate di mettere like e soprattutto oggi vi consiglio di iscrivervi al canale perché nei prossimi giorni, come vedrete anche dalla mia maglietta, ci saranno importanti recensioni di Nike, in particolare faremo quello che si dice una verticale delle Vaporfly. Parleremo sia delle Flyknit, anche delle Next Percent e sabato si parlerà delle che sono appena uscite in Italia. Ciao, a prestissimo, buone corse, a presto, ciao!